Mi avete chiesto la resina ed ecco la resina. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video in cui proveremo una nuova resina. Se scorrete tra i commenti di Arte per te troverete centinaia di commenti in cui mi dite: Ombretta, facciamo qualcosina in resina? Ombretta, mi insegni a fare i calchi? Ombretta, facciamo gli oggettini in resina? Ecco. Mi ha contattato la Resin Pro molto gentilmente e mi ha chiesto se volevo provare i loro prodotti. Io, spinta dall'onda di richieste, ho detto di sì. E naturalmente quindi oggi proviamo una resina epossidica per fare degli oggettini insieme e subito dopo me ne metto in palio una per voi. Andiamola a provare che sono curiosa come e quanto voi. Ed eccoci pronti per provare la nostra resina trasparente bicomponente Resin Pro. Componente A e componente B si mescolano insieme con una proporzione di 100 a 60, per intenderci 100 g di A e 60 g di B, 200 g di A e 120 g di B. Ok, ricordatevi sempre 100 a 60. Questa resina promette di essere appunto trasparente, ce l'ho qui ben in evidenza, e soprattutto dovrebbe fare pochissime bolle in fase di catalizzazione, e questa è una cosa molto molto importante, e adesso vedremo insieme come si comporterà e se è una buona resina. Insieme alla resina Resin Pro proverò anche le paste colorate per colorare appunto la resina. Queste me le hanno mandate tutte loro. Poi proverò dei glitter, ma potete usare anche i vostri, non necessariamente questi. Vorrò provare anche delle paste, dei pigmenti. Questi pigmenti, guardate che belli, sono dei pigmenti metallizzati, oro, argento e rame. E le colerò appunto in degli stampi in silicone. Io questi che mi ha mandato la Resin Pro, ma poi utilizzerò anche i miei 1000 stampi che già conoscete. In più, in un secondo momento, sempre in questo video, perché non voglio dilungare troppo l'argomento, anche poi vorrò fare altri video sulla resina insieme a voi, magari più complessi, questo è un video basico, voglio miscelare la resina anche con gli smalti per le unghie, nel senso, invece di usare i pigmenti liberi voglio usare i pigmenti contenuti negli smalti e anche usare gli smalti per colorare un pochettino la resina, e lì vedremo che cambieranno leggermente le proporzioni, che vi dirò in corso d'opera. Andiamo subito a lavorare. Per lavorare ci occorrerà due strumenti da lavoro fondamentali, che sono una bilancia, perché per calcolare la percentuale ci servirà sempre, e poi una stecchetta in legno, detta anche a bassa lingua, e dei bicchieri di carta. Cominciamo subito. Allora, mettiamo subito 20 grammi del componente A. Ok, 20, tondi, non so se riuscite a leggere. 20 grammi e quindi 12 grammi del B. Mi raccomando, tutte queste operazioni fatele sempre in un luogo ventilato. Adesso bisogna mescolare per 3 minuti per fare miscelare ben bene le due componenti. La resina è una resina molto molto liquida, molto liquida. Io di solito ho usato resine ben più dense. Ha un suo profumo, un suo odore caratteristico che comunque non dovete inalare, però non è un odore invadente, non vi riempie la stanza in cui state lavorando, non è un odoraccio, insomma, se state a una giusta distanza, quindi già se vi mettete a 30 cm, così come sono io adesso, quindi a tanto di distanza non sentite più nessun odore. E questa è una gran cosa. Ora faccio una bella colatura trasparente, proprio perché voglio vedere la trasparenza della resina. Mescolate bene onde evitare tutte le bollicine. Ok, vado di colatura. Ne faccio prima due totalmente trasparenti.
voilà. Adesso su questa voglio aggiungere una pasta colorante. Agitare bene prima dell'uso, ombretta, c'è scritto sulla confezione. Bene. E poi colo. Basta, giusto un paio di gocce per dare un colore che rimanga anche abbastanza trasparente. Wow, si fonde subito, eh? Quasi quasi faccio il cuore così rosso. Può servire per una creazione. Il monello che sentite in sottofondo è mio figlio che sta giocando. Voilà. Diamo delle piccole battute per far venire fuori tutte le micro bollicine. E una colatura di rosso con una bella rosellina. 1, 2, 3 e 4. Che dite, basterà? Direi proprio di sì, qua ho esagerato. Batto un po', pa, 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 pa. Vedete come riemergono le bolle? Battete sempre un po' i vostri calchi e fate uscire le eventuali bolle che si sono annidate all'interno delle vostre creazioni. Quindi ora voglio fare dei fiocchi di neve, ovviamente voglio farli bianchi, ne metterò 15 e 9 grammi di componente B e cominciamo a rimestare piano piano. Aggiungiamo un po' di colorante bianco, anche qui appena una punta. Qui andrò a riempire stampi veramente piccolissimi, guardate, se li apro si vede la loro struttura, ma quando li chiudo è come se scomparisse. Allora cosa faccio? Verso la resina proprio così, a goccia, poi apro lo stampo, faccio colare dentro, voilà, quindi lo faccio proprio ingoiare dallo stampo. E chiudo e porto l'eccesso da un'altra parte. Allora, io la sto provando proprio in uno stampo infernale, se ce la fa qua anche solo a farne uno completo, perché con questo stampo di Banggood non sono riuscita a fare uno stampo con le paste modellabili che fosse completo, quindi anche solo dovesse farcela a farne uno, la resina è il must, quindi è proprio, questa è proprio una cattiveria da parte mia, eh? Vedete, rimane sempre qualche buchino non fatto perché è proprio stupido lo stampo. Non ha dei buoni corridoi di collegamento tra le varie parti dei soggetti. Devo dire che è tutto molto divertente. Lavorare la resina è molto divertente quando lo si fa così per hobby, eh? Quando lo si fa per fare cose di lavoro diventa un po' meno divertente, ma lo è sempre in linea di massima. 20 grammi di A e 12 di B. Che dire, io la sto lavorando adesso da un po'. Nessun fastidio dal punto di vista olfattivo e nessuna controindicazione durante l'utilizzo. Voilà. Comunque questa è porporina, potreste usarla, la vendono sul sito, ma potreste usarla anche per altre 2000 cose, anche con olio, con acrilico, si miscela perfettamente, con alcol. Avete visto, ne ho aggiunte due piccole quantità, proprio piccole piccole, faccio un bel bottone dorato, che ne dite? Secondo me a Natale un bottone dorato serve. E adesso andiamo di alfabeto. Abbiamo provato tutto, ora l'ultimo esperimento, cioè aggiungere lo smalto
Alla resina, componente A 10 grammi, componente B dovrebbero essere 6 grammi, però siccome aggiungo lo smalto aggiungerò anche 1,5 grammi, 2 di più, quindi faccio 6, 7, 8 grammi. 7, 8, quando la bilancia oscilla è il numero esatto. Allora, perfetto. Cosa uso? Il rosso? Dai, usiamo il rosso che è pieno e si vede bene. Mescolo le due componenti A e B un pochino, aggiungo un po' di smalto. Non tantissimo, e rimesto. Se ne aggiungete troppo, poi non asciugherebbe più la resina, eh? Quindi mantenetevi sempre leggeri. Questo verrà trasparente con tutti i glitter, credo, in sospensione. In generale potrete colorare la resina anche così, se non avete i singoli colori. Almeno con le altre resine io lo faccio, con questa vediamo se è possibile farlo. Facciamo le fragoline? Sì, facciamo le fragoline così, dai, che sono carine. Faccio anche qualche fiocchetto. Questo è un altro stampo di quelli micidiali, che infatti io riempio così. Perché è l'unico modo per riempire questi stampi in maniera più omogenea possibile. Quindi faccio andare su tutto, faccio tirare un po'. Ma adesso dobbiamo fare una cosa, abbiamo utilizzato tutto tranne i glitter, utilizziamo anche i glitter su questo trasparente, dopo aver lavorato tutte le altre cose, quindi fatta ora prendere un pochino il tutto, vado a versare qualche glitter e lascio asciugare così. Adesso non ci rimane che aspettare 12 ore e dopodiché potremo estrarre tutte le nostre creazioni. Giusto il tempo di un... Ed eccoci pronti, sfondo cambiato per farvi apparire tutto al meglio e adesso ad uno andiamo a vedere le nostre creazioni. Qui vediamo subito come sono venute. Quella trasparente, bellissima, guardate che bella, non fate caso a questa traccia di oro perché è colpa mia, ma guardate quanto è bella, liscia, pulita questa resina, è bella soda. Ora questi bottoncini sono pronti per essere usati così in trasparenza o aiutati per esempio con una stoffa messa dietro per far trasparire la trama della stoffa e creare tanti pattern diversi. Vediamo quella col glitter? Vediamo quella col glitter aggiunto dopo. Oh mio Dio, e anche questa col glitter è venuta perfetta, vedete? Basta mettere qualcosa dietro, poi io qui se voglio fissare il glitter passerò una mano di smalto, anche una mano di resina liquida potrei dare. Io non ho messo niente perché mi interessava solo far vedere l'effetto in trasparenza con il glitter ed è molto molto carino. Vediamo quelli invece col pigmento oro. Wow, super super super, quando ci sono questi sbaffi di resina si tagliano con le forbicine o con le stesse unghie oppure con una lima, lo saprete immagino. Guardate che bello. Vediamo quello col colore bianco, super super bianco, bellissimi bellissimi, sono soddisfattissima del risultato. Vediamo quello col rosso. Wow, che belli, guardate come sono specchiati, lucidi lucidi, faccio tutti i bottoncini e adesso guardiamo quello che ho colorato con lo smalto trasparente e con tutti i glitter in sospensione, stupendo, ve lo avvicino, guardate che forte, colorato con gli smalti per le unghie, quindi anche così viene anche molto bene. Libero tutte le mie formine, le formine rimangono totalmente pulite, via. Adesso vediamo una cosa per cui io non ho avuto la pazienza di aspettarvi, i cristalli di neve, ve li ricordate? Guardate questo cos'è venuto. Ora, con una spilla messa dietro, viene un qualcosa di fantastico anche come accessorio, come monile. È bellissima, immaginate delle spillette così. Vediamo come sformano, ma io già lo so. Voilà, guardate che dettagli,
una minuzia incredibile. Se sforma questo, che era difficilissimo, non mi era venuto con nessuna pasta, è delicato anche con questa. Aspettate, perché questi sono calchi impossibili, ragazzi, infatti li ho comprati, guardate. No, non so se vi rendete conto. Fantastico, fantastico. Allora, uno. Guardate, perfetta. Guardate questa che bella. Due. Un bel cameo al centro e la spilla è fatta. Stacco questo e voilà. Non è un amore, ma non è un amore. Sono venute tutte bellissime. Prendo così un fiocchetto come esempio tra tutti, perché vabbè, lo sapete, non posso tenervi qua le ore. Guardate. No, ma rendiamoci conto di quanto è piccolo, è più piccolo di una mia unghia e guardate come è venuto bene. Vediamo i fregi. Wow, guardate, qui c'è uno sbaffo, poi lo ritaglio in un secondo momento, ma guardate cos'è. Perfetto. Adesso il cuoricione. Ma guardate che bello. Questo per un bel decoro è stupendo. Questo è venuto opaco, sarà il calco. Non è venuto specchio, sarà la lavorazione del calco. Le fragoline, queste fatte sempre con lo smalto per unghie, guardate che carine. Poi sempre con lo smalto dipingerò la parte verde e saranno perfette. Un amore e alla fine, ho lasciato alla fine, le roselline. Meravigliosa. Tiriamole fuori tutte e voilà, un bel po' di rose per voi. E adesso ultima cosa, ma non per importanza, l'alfabeto. Vediamo se sono riuscita a fare tutte le lettere dell'alfabeto. E la O, e tutto l'alfabeto è bello e pronto. Ora poi l'altro lo tirerò fuori con calma, ma giusto per farvi capire quanto bene vengono i calchi con Resin Pro. Sono proprio contenta di questa scoperta, l'abbiamo proprio scoperta insieme. Ringrazio l'azienda per avermi contattata, perché farò tante cosine con questa resina che mi hanno inviato. Però le potrete fare anche voi, lasciate un commento qua sotto, dite cosa pensate a proposito dei lavori in resina, se siete capaci di farli, se ne avete fatti in passato, lasciate un commento o quanti commenti desiderate qua sotto e io, nella data che appare adesso qui, sorteggerò il fortunato che vincerà una confezione di Resin Pro trasparente con cui poter fare queste meraviglie. Bene, grazie per aver partecipato, non vi lascerò le foto perché mi sembra sciocco fare la fotina dello oggetto di per sé, quanto il bello era vederle sformare, e quindi l'abbiamo fatto insieme, quindi ci vediamo subito, che ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao! Visto che belli i nostri oggettini, credetemi, mi sono trovata benissimo. Mi trovo bene anche con questo prodotto che non conoscevo. Sono contenta di aver accettato questa collaborazione perché posso consigliarvi un buon materiale. Per uno di voi ci sarà un sorteggio in questa data e vi manderò appunto la resina da provare. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia utile in qualche maniera. Molto, molto presto continueremo a provare i prodotti di questa azienda che mi sono stati inviati. Bene, se questo video vi è piaciuto, fatemi una bella colatura di resina con un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e naturalmente venitemi a trovare sui miei altri canali Ombretta e Due con una K. Io vi aspetto anche su Instagram, ma naturalmente vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!